Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Patrizia e mi occupo di pittura. Sul mio canale YouTube condivido con voi le mie esperienze sull'arte e sulle tecniche pittoriche. In questo video la dimostrazione di come dipingere un paesaggio collinare. Ho diviso in tre parti il disegno così da semplificare la prospettiva. Nella parte in alto il cielo, le case e le colline in lontananza, con colori tenui. Invece nella parte centrale le colline con colori più vivaci. Nella parte sotto creiamo la strada e la natura in primo piano. Con un giallo chiaro iniziamo a tracciare le colline centrali, un podere isolato immerso nella natura e la strada di campagna che sale verso l'alto. Sto usando un pennello a punta fine numero 2 sintetico. Iniziamo a disegnare il gruppo di case, i cipressi e dei cespugli sparsi. Ora possiamo decidere dove dipingere altri cipressi in lontananza e alcuni in primo piano. Con colori abbastanza diluiti andiamo a creare delle forme approssimative per poi in seguito definire al meglio, anche per capire con quali colori e con quale intensità. Qui sto usando un pennello numero 1 a punta fine. Ora dipingo piccoli cipressi e cespugli per dare l'impressione della profondità pittorica. Con un giallo brillante vivace andiamo a dipingere il prato della collina centrale con un pennello numero 7 a punta tonda. Un cipresso solitario e altri più scuri in primo piano. Così abbiamo creato la distanza. Come potete osservare, la curva della strada si appoggia sulla linea centrale che abbiamo disegnato all'inizio sul dipinto. Ora con un verde acqua dipingo le colline a ridosso delle case. Con un pennello a punta fine numero 4 e con un blu oltremare diluito dipingo le colline più lontane, aggiungendo anche dei colori più caldi. Per definire al meglio il cielo, ho miscelato il giallo di Napoli con una punta di rosso primario. Così creo delle sfumature di rosa per dare più luminosità al cielo. Qui sto usando un pennello a punta tonda numero 8.
Con il bianco di titanio e una punta di blu oltremare dipingo la foschia che si alza sulla vallata. Con un blu più scuro andiamo a definire la parte superiore delle montagne, aggiungendo anche delle tonalità più calde. Qui sto usando un pennello a punta tonda numero 1, sottile, sintetico. Proseguiamo con definire il gruppo di case con la tecnica del chiaroscuro. Anche se le case sono in lontananza, possiamo disegnare tetti e finestre. In questo modo, anche da una certa distanza, le case saranno ben visibili, usando colori più tenui, usando anche il contrasto di colore. Una volta asciutto il colore, i toni diventeranno più opachi. I colori per creare il senso di profondità sono fondamentali. Colori freddi per allontanare l'orizzonte e colori caldi e vivaci da usare in primo piano. Così si ottiene la prospettiva usando semplicemente i colori per avere in un dipinto oggetti in primo e secondo piano. Un altro metodo pittorico è dare delle tonalità più chiare, ad esempio un verde molto chiaro dietro le case, così da evidenziare gli alberi più scuri e creare primi e secondi piani. Adesso iniziamo a dipingere la parte più in basso del dipinto, in primo piano, usando un verde scuro e a sfumare con tonalità di verde più luminoso. Qui ho usato un pennello a punta tonda numero 8. Con il giallo brillante e l'arancio brillante andiamo a dipingere il prato in primo piano, creando tanti fili d'erba. Ora con il bianco di titanio e il blu oltremare creo la strada con tanti piccoli sassi. Per i sassi ho usato un pennello a punta fine numero 1.
Definiamo i cipressi in primo piano con l'ombreggiatura, usando un verde scuro. Qui sto usando un pennello a punta tonda numero 1 sottile sintetico. Sono i particolari che poi formano un paesaggio, come ad esempio usando tonalità di verde più vivace, le sfumature di colore, le ombre create dagli alberi, un borgo in lontananza sulle colline, le ombreggiature e il chiaroscuro per dare forma e dimensione agli oggetti. Come potete osservare, la linea gialla a metà della strada è stata coperta con il colore e questo crea la profondità e di conseguenza la prospettiva. Per oggi è tutto, mi auguro che il video tutorial sia stato utile per la vostra pittura e grazie per la visione. A presto, ciao! E vi ricordo anche che è possibile fissare una o più consulenze direttamente con me per poter anche tu imparare a dipingere. Tutte le informazioni al riguardo e il link di Calendly lo trovi sotto a questo video. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always